Riadeguare il sistema formativo ed operativo, lo dice il sindacalista Arturo Sessa, rispetto al sistema sanitario davanti alla grave carenza di personale che si fa sempre più complessa e dunque il rischio di non riuscire a garantire i livelli essenziali di assistenza. E la prima criticità da affrontare e soprattutto da risolvere con estrema celerità è quella che riguarda il pronto soccorso, garantendo dunque subito medici a supporto. Del resto, la sofferenza della rete di emergenza-urgenza si vive ovunque, ma va garantita la risposta all'utenza. Va necessariamente riadeguato il sistema, sia formativo e sia, come dire, operativo. Siamo nella condizione oggi di non garantire l'assistenza di base, con gravi rischi anche e soprattutto sull'assistenza in emergenza ed in urgenza. L'ASL e la Regione devono intervenire e la soluzione non può essere la soluzione strutturale dei medici a gettoni. Bisogna rivedere il sistema, bisogna far sì che i medici se ne formino di più, bisogna far sì che anche la qualità dell'assistenza migliori in ragione delle capacità professionali dei medici. I nostri sono bravi, ma che giorno per giorno danno un'assistenza continuativa, voi in emergenza, ripeto, voi giornalieramente e quotidianamente. In particolare bisogna poi mettere mano all'assistenza ADI e quindi all'assistenza domiciliare integrata. Quella che oggi noi verifichiamo è un'assistenza sui generis. Probabilmente si sprecano soldi e probabilmente non si dà nessun tipo di assistenza vera al malato allettato che ha bisogno appunto di cure a domicilio.